Cari amici! Ieri a Genova è andata in scena la democrazia secondo gli antifascisti. Ieri a Genova doveva svolgersi il comizio di Casa Pound, una forza politica riconosciuta che si ispira ai valori della Costituzione. La stessa Costituzione con la quale questi antifascisti non hanno nulla a che fare. Questi antifascisti, che poi erano centri sociali, anarchici, antagonisti, CGL, portuali e studenti, si sono riuniti per protestare contro il comizio di Casa Pound. Manifestare contro qualcosa è lecito se lo si fa pacificamente e nel rispetto degli altri, perché mentre manifestare per protestare contro qualcosa è lecito, manifestare per impedire a qualcuno di esprimere le proprie idee è un reato. Ieri, quando il comizio di Casa Pound per la chiusura della campagna elettorale per le europee doveva ancora iniziare, un migliaio di facinorosi si è staccato dal corteo principale cercando di forzare con ogni mezzo i blocchi delle forze dell'ordine. Si scatena il caos, sei feriti tra cui due poliziotti, un carabiniere e un giornalista di Repubblica, Stefano Origone, colpito dalle manganellate e due antagonisti arrestati. Finisce con la questura tenuta sotto assedio da 500 manifestanti che chiedono la liberazione degli arrestati. Le griglie montate dalla polizia reggono l'urto di spranghe bastoni e anche qualche paletto stradale divelto sul momento. Gli assalti degli antagonisti non si contano e sfociano in una vera e propria guerriglia, con lancio di bottiglie, bombe carta, mazze, bulloni e perfino. Biglie di ferro lanciate con le fionde. La polizia è riuscita a contenere gli assalti, ma la domanda è: se non ci fosse stata la polizia, questi antifascisti cosa avrebbero fatto? Avrebbero linciato le persone presenti al comizio di Casa Pound, comunque questi estremisti di sinistra violenti e fuori legge alla fine sono riusciti ad impedire il comizio di Casa Pound che si è svolto davanti ad appena 71 persone che tra l'altro dovevano essere particolarmente coraggiose visto che la maggior parte delle persone che avrebbero voluto partecipare al comizio a causa delle violenze degli antifascisti non sono riusciti a raggiungere Piazza Marsala che era appunto il luogo dove si doveva svolgere il comizio. A Genova c'era l'avvocato Marco Mori che ha dato testimonianza in diretta degli scontri. I democratici antifascisti, come vedete, stanno impedendo lo svolgimento regolare dell'evento, assaltando le forze dell'ordine che sono qui per garantire la nostra sicurezza. Ovviamente le persone che volevano essere presenti non possono farlo. Questi idioti e criminali stanno impedendo di parlare, tra l'altro in difesa della Repubblica, in difesa della Costituzione. E guardate che roba stanno combinando. Soluzione di fumogeni, lacrimogeni. Dobbiamo spostarci. Inizia a bruciare. e chiudiamo per ancora bruciare. Tra le altre cose, le truppe di Rai 3 e Primo Canale che seguivano il corteo antifascista sono state violentemente minacciate e costrette ad allontanarsi e a lasciare il corteo antifascista. Il questore di Genova ha spiegato la dinamica degli incidenti. Ci hanno tirato di tutto, anche biglie di ferro. Abbiamo atteso con pazienza, poi abbiamo dovuto effettuare cariche di alleggerimento, anche per permettere alla parte pacifica della piazza il diritto di manifestare. Il clima è cambiato e la risposta antifascista è su scala nazionale. Gli scontri di Bologna ne sono un esempio. Gianni Plinio di Casa Pound ha dichiarato. Siamo qui non certo per radunare folle in piazza, ma per affermare un principio della Costituzione, cioè la possibilità di radunarsi liberamente per un comizio elettorale. Nostalgici? I veri nostalgici della guerra civile e degli anni di piombo sono in quell'altra piazza. Noi vogliamo solo esprimere le nostre idee. Invece Nicola Fratoianni, leader della sinistra e candidato alle elezioni europee, ha dichiarato... Trovo vergognoso che le forze dell'ordine di questo paese debbano essere impegnate per consentire ai fascisti di manifestare, ancora di più in una città come Genova. Vi rendete conto? Fratoianni, invece che condannare le violenze degli estremisti della sua sinistra ultraeuropeista, invoca la censura, invoca la soppressione della libertà di pensiero e di espressione. Insomma, per Fratoianni anni la Costituzione è carta straccia, ma d'altronde questa è la sinistra. Trovo vergognose anche le dichiarazioni di Di Maio, leader di un movimento 5 Stelle, sempre più spostato a sinistra. A me non piace mai quando si cerca di rievocare o di soffiare sul fuoco di ultradestra contro centri sociali. Quello che è successo ieri in piazza Genova ci deve ricordare che non è il caso di far salire la tensione, soprattutto polarizzando estrema destra ed estrema sinistra. Veniamo da quattro mesi in cui una volta si litiga con l'ONU, una volta si fischia il Papa in piazza e poi gli attacchi ai PM, dobbiamo abbassare un po' la tensione. Decisamente più sensato il commento di Salvini. Ogni volta che ci sono i centri sociali in piazza c'è casino. C'è gente che va in piazza col casco e il bastone e ci sono poliziotti che eroicamente sono lì a prendersi sputi, insulti, monetine. Ringrazio questi eroi in divisa. Cari amici, Casa Pound fa paura perché è anti-europeista e per questo la attaccano e cercano di screditarla in tutti i modi. Vogliono creare nelle persone la paura verso Casa Pound, non vogliono che le persone sappiano la verità. Perfino i finti sovranisti, quelli che dicevano fuori dall'euro fino a ieri, stigmatizzano Casa Pound come tutto subitisti. Denigrando però in questo modo le stesse tesi che loro stessi sostenevano fino a ieri. Non è questione di essere tutto subitisti, è questione di dare un segnale forte e chiaro. Nessuno vuole cambiare l'Europa dall'interno fuori dalla truffa dell'euro, Ital Exit e moneta nazionale. Più persone voteranno per i tre partiti che sostengono l'Ital Exit e meno questi politicanti potranno continuare a prenderci in giro. A breve pubblicherò un video dell'avvocato Marco Mori che spiega perché Casa Pound fa paura. Credo che sia giusto e doveroso dal momento che gli è stato impedito di fare il suo comizio a Genova. Un saluto dal vostro Matteo De Micheli e vi ricordo che questo canale si sostiene solo grazie alle vostre donazioni. Ciao a tutti!